Buongiorno amici e amiche, siamo questa mattina qui alla chiesa di San Gaetano, in piazzetta San Gaetano qui a Napoli, dove si sta celebrando una tradizionale ma importantissima funzione. Oggi si celebra l'Immacolata Concezione, che è la patrona anche del Regno delle Due Sicilie, quindi per noi napoletani una doppia valenza, una valenza importante. Dame e cavalieri, ma soprattutto cavalieri dell'ordine costantiniano, che accompagneranno e saranno presenti alla funzione. Seguite il servizio. Buongiorno amici e amiche, siamo in compagnia del nostro carissimo amico inviato dalla Corona di Spagna. Sì, sono Dativo Salvia Iocaña, vice delegato dell'Ordine Costantiniano San Giorgio alla Catalogna, quindi rappresentante di Don Pedro in questa felice giornata dell'Immacolata qui a Napoli. Un ponte, dicevamo, che non si interrompe mai fra Napoli e la Spagna ed è consolidato ogni anno in queste sacre funzioni. Evidentemente il Duca di Calabria sempre ha in suo pensiero queste celebrazioni che gli sono comunicate opportunamente sia per le persone che organizzano, sia per noi che possiamo venire e celebrare con tutti voi queste belle celebrazioni. Scusate il mio italiano, non è il così. Suo italiano è sicuramente migliore del mio spagnolo, no. Quindi va benissimo. E una cosa, ultima domanda, poi la lascio alle sue attività. Noi aspettiamo un pochino, tutto il popolo napoletano aspetta con ansia una sua visita ufficiale da re qui a Napoli. Può dirci qualcosa? Non posso dire nulla perché Duca di Calabria ha tanti impegni personali e anche ufficiali lì in Spagna, ma lui ogni anno prova di venire in qualche posto d'Italia e anche dell'antico regno per attendere alcune funzioni, ma non lo so, non lo sappiamo precisamente. Va benissimo, allora porga i nostri saluti, i saluti di tutta Napoli a Sua Maestà. Sicuro, sicuro, grazie. Grazie a lei. Grazie. Perfetto, buongiorno amici e amiche, come dicevamo stamattina è un momento veramente importante, non solo storico religioso ma anche profondamente culturale, un grande legame fra Napoli e la Spagna. Siamo in compagnia di Paolo Rivelli. Paolo. Sì, sono Paolo Rivelli, presidente del Real Circolo Francesco II di Borbone, e abbiamo organizzato questa cerimonia innanzitutto per celebrare la solennità dell'Immacolata Concezione. Perché? Perché è l'antica festa delle Due Sicilie. Oltretutto l'Immacolata è anche la protettrice. La patrona, sì. La patrona. La domanda invece che volevo porti e che incuriosisce un pochino anche i nostri ascoltatori è questa. Si è parlato di ponti sicuramente non tanto immaginari, di ponti reali fra Napoli e la Spagna. Un ponte, un legame indelebile che pare stia riprendendo forma, o sbaglio? Io sono dell'avviso che questo ponte non è mai crollato, il ponte è rimasto, è sempre stato un dialogo aperto, sono due popoli che sono veramente talmente legati per ragioni storiche, se pensiamo dagli aragonesi in poi fino ai Borbone. I Borbone rappresentano quell'anello che si è spezzato 156 anni fa, ma che comunque non si è mai rotto del tutto, il legame è sempre esistito e purtroppo per la nostra gente sono in esilio da 156 anni, e questo perché un ramo della famiglia, il ramo primogenito, vive lì. A noi piace precisare una cosa che forse pochi sanno: il Regno delle Due Sicilie è un reame mai abdicato, infatti i reali Borbone sono considerati un governo in esilio, o sbaglio? Diciamo il re non ha mai abdicato, è stato abbandonato dopo la caduta di Gaeta,
e non c'è stata mai del Bellazio, però. Questo quindi significa... è rimasta negli archivi, il regno esiste. Beh, diciamo che la storia è andata avanti, il nostro malgrado. Certo. Quindi oggi viviamo in uno Stato unitario, la Repubblica Italiana, e qui noi rappresentiamo però, attenzione, noi rappresentiamo una parte fondamentale, imprescindibile, che è rimasto sia nell'identità, quindi nel nostro DNA, ma è rimasto anche sulle cartine economiche. Geografiche, geopolitiche e geoeconomiche, chiaramente. Esatto, sì. Ma recentemente il Sole 24 Ore ha pubblicato una cartina sul... il benessere, quindi del livello di vita in Italia, e si vede disegnata esattamente la cartina prima dell'Italia. Quindi in questo caso nostro malgrado, però è indicativo di qualche cosa che ci unisce, che non è solo quello che hanno due sensi diversi. Esatto. Per noi post-unitario, certo, per come ci hanno ridotti, pre-unitario per come eravamo. Esatto, questo è importante. Quindi noi su queste parole, con questa ultima frase di chiusura, chiudiamo anche questo meraviglioso servizio di questa giornata veramente straordinaria, un evento riuscitissimo. Ringraziamo tutti i partecipanti, soprattutto Paolo Rivelli, che è stato il Deus Ex Machina, anche se è stato coadiuvato da tantissimi amici e amiche che l'hanno sostenuto. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano. Thank you.